È nel nome di Gesù che i nostri cuori riacquistano la speranza. Se non ci fosse Gesù nella nostra vita, questo mondo certamente sarebbe un mondo non solo brutto, ma oscuro, tenebroso, e già lo è. Immaginatevi tutti coloro che vivono lontani da Dio, che mondo interiore hanno, che vita interiore hanno. Ecco perché dobbiamo essere capaci, come Sant'Antonio Abate, di ritornare dentro noi stessi, ascoltare la profondità della mia voce, del mio essere, arrivare sino a comprendermi, a dire: ma io chi sono realmente? È lo Spirito che illuminerà la tua casa, ti ricorderà che tu sei figlio dell'Altissimo, sei figlio di Dio e che la tua vita è una vita preziosa, è un campo che ogni giorno Dio semina perché tu possa godere sin da adesso la vera felicità, quella eterna. Non essere schiavo e soggetto né a nessun uomo, né dipendere da qualche cosa di materiale o d'essere schiavi del lavoro, della seduzione del mondo. Cristo è morto per ridarci la nostra libertà di figli di Dio.